Chi riuscirà a conquistare le grazie dell'imperatore? Oggi giochiamo Dokia. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo Giullare e vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per un nuovo gameplay che come sempre è qui grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon. E oggi sul nostro tavolo Ars Linea vi ospiteremo nella casa, nella casa delle geishe. Che faranno di tutto per conquistare l'imperatore. Quindi si metteranno in ordine o cercheranno di sgomitare, eliminare l'altra per essere la favorita dell'imperatore. E come vedete il gioco è super compatto in quanto quello che vedete sul tavolo è tutto il contenuto della piccolissima scatola di Okia. Noi abbiamo questa versione pocket del gioco, forse esiste anche in un'altra versione un po' più grande, ma noi questa abbiamo, questa vi mostriamo. E il gioco è un gioco astratto che abbiamo scelto di giocare e mostrarvi perché qualche settimana fa, quando abbiamo fatto il gameplay di Main Leaf, poi abbiamo scoperto si pronuncia così, ma Mingilief era più divertente, avevamo in testa anche durante il vlog che ci ricordava un altro gioco e giustamente ci avete detto guardate che ricorda Okia. E quindi abbiamo detto cavoli sì, dai facciamo anche una partita ad Okia e mostriamolo a tutti quanti. E quindi chi inizia? La più geisha. Tu sei il mio imperatore. Grazie, allora inizio io. Il primo giocatore prenderà, io sono i rossi, Vale sarà i neri. Prendiamo una delle nostre geisha e la andiamo a posizionare nel giardino. Il primo giocatore ha un vincolo, che è quello di piazzarsi sul bordo esterno. Quindi io scelgo una qualsiasi di queste tessere, la sostituisco alla mia geisha. Questa tessera resta qui visibile a Vale, perché questa tessera dice a Vale dove lei potrà piazzarsi. Quindi in questo caso devo guardare i due disegni che ci sono sopra, che sono l'iris, giusto l'iris? L'iris è l'ibis, sole nascente. L'ibis in realtà è un uccello, non confondetevi. L'iris è il sole nascente, quindi Vale dovrà scegliere una tessera che abbia o il sole o l'iris su cui piazzarsi. Come si vince? Se un giocatore riesce a mettere quattro sue geishe in fila, orizzontale, verticale o diagonale, vince immediatamente. E vince anche se riesce a mettere quattro sue geishe a formare un quadrato, quindi così, per esempio. In quel caso vince immediatamente la partita. E si vince anche se l'altro giocatore non ha mosse da fare, quindi se non sa dove piazzarsi perché è impossibile, perché non c'è il simbolo, perché quei due simboli non ci sono, lo elimini e vinci. Sei il vincitore. E io mi piazzo tipo qua, perché c'è l'iris. Quindi tu dovrai piazzarti o su un iris o su questo dardo giapponese. Drappo, il dardo e la freccia. Perché allora, regolamento c'è scritto bandiera giapponese. Oggi vi spieghiamo anche un po' di parole, così a di caso. Diciamo, com'era che si chiamava quella trasmissione con... Non è mai troppo tardi, quello che insegnava a leggere in televisione. Dai, drappo. Dai, basta chiacchierare che altrimenti poi qua mi freghi. Oh. Sì, sì. Ibis. Io mi metto qui. Allora. Ciliegio sul ramo di ciliegio o sul drappo? Perché a forza di chiamare l'ibis a uno viene voglia di ciliegia. Chi coglie la citazione me lo scriva nei commenti, ma è facilissima, dai. Ho già vinto. Quindi di nuovo o drappo oppure le foglie d'acero che cadono gioiose. Certo che sei poi una bella testolina. Le rotelline ogni tanto funzionano. Allora, gioco più. Dunque, e quale altro nostro gameplay aveva come protagoniste le geishe? Se ve lo ricordate scrivetecelo qua sotto, se no cliccate qua in alto per andarlo a scoprire. Pioggia. Ora ditemi che questo qua non sembra Herbert Ballerina travestito da geisha. Io ho questa convinzione fortissima. Quindi o pioggia. Pioggia, pioggia. Oppure. No, lì tu poi mi blocchi al volo.
Gandalf. Io varrò qui. Certo. Quindi, o pioggia o ramo di ciliegio fiorito. Fiori rosa, fiori di pesco, eri tu. Fiori nuovi stasera esco. Un anno di più. Ok, quindi vale là, se riesce a piazzarsi là, vince. Perché là, intendo là. Io in questo momento però non posso andare a piazzare la mia là, perché io devo piazzarmi o sulla pioggia o sulle foglie. Quindi. Allora, lì no, perché poi tu vai là. Tanto sono queste tre. Fammi ragionare. Sto ragionando. Non mi sembra. E devo pensare avanti. Non lo so. Ibis o pioggia? Pioggia non c'è più. Pioggia non c'è più, quindi sei obbligata a metterti su un fiore di ibis, che ce n'è solo più uno ed è quello là. E io quindi vinco la partita. Eh già. Come? È già cosa? Non è vero. È già. Quindi, visto che il fiore non c'è più, io sono obbligato ad andare sull'uccellino e quindi ha vinto Vale. Ah no? No, perché io posso andare su quell'uccellino là e bloccarti. Ovviamente. Perché se mi fosse messo qua, poi lei andava là e vinceva. Quindi, uccellino o ramo di ciliegio? Ramo ce ne sono più uno, uccellini ce ne sono due. È un casino non lasciare la vittoria dell'altro. Non so, facciamo. Ok. E allora ho vinto. Allora mi sa che ho vinto. Perché io col sole mi metto qua. Sì. Tu devi andare o sul sole o sulla felce. Bravo. E in ogni caso. In ogni caso vinci perché ti metto. Posso qua. Arrivare là. Bravissimo. Grazissime. Perché sei stata sciocchina. Vabbè, ormai l'hai fatto. Scegli sì, dove piazzarti. Infatti, voglio vedere come faccio. Quindi io posso mettermi sulle foglie e ho fatto la mia diagonale da 4 e ho vinto! Si dovrebbe fare almeno 3 partite alla meglio. Sì, tu sul regolamento fa come volete fare? Questa sembra che vince vinto. Io avevo scelto l'altra. Che fa? Non è vero, è meglio delle tre, allora abbiamo fatto il meglio delle tre e così è stato, così non abbiamo fatto il meglio delle tre. No, allora partita singola e ho vinto. Ma e perché ho io vinto. Se ci metto un po' a carburare. E ho vinto. Bravo, bravo, bravo. Grazie mille, quindi sono entrato io nelle grazie dell'imperatore, che salutiamo tutti gli imperatori che ci stanno guardando in questo momento. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Se il gioco vi è piaciuto vi lasciamo qua sotto in descrizione un link. Lasciateci il like anche per il nostro fantastico regista Damiano. E come sempre vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. I giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao, sbagliamo.